campionato bellissimo quello che si sta prospettando nel girone C della prima categoria calabrese. Un campionato che vede ben 6 squadre nello spazio di 2 punti e tutte queste squadre che hanno ottenuto dei risultati importanti proprio in questa domenica, a cominciare da quella che è diventata la nuova capolista insieme alla San Nicola da Cris Borgia di mister Fioretti, che è andato a sbancare il campo del Rosarno. Sappiamo tutti delle vicende che hanno colpito questa squadra per la partita contro il Real Pizzo, le varie squalifiche. Domenica scorsa se l'era vista abbastanza brutta il Rosarno, che è riuscito in pratica a rimanere, a ottenere qualche cosa che ancora potesse dargli delle speranze, andando a pareggiare a Guardavalle, ma oggi addirittura è stato sconfitto in casa dal Borgia, senza nulla togliere chiaramente ai meriti della squadra del presidente La Piana, che a questo punto corona un inseguimento che è cominciato dall'inizio del campionato. Siamo all'undicesima della giornata del campionato di andata e quindi questo campionato, come dicevamo, si fa bellissimo perché il San Nicola da Cris è stato fermato sul pareggio proprio dal Real Pizzo nell'anticipo di sabato, quindi Real Pizzo che resta a 23 punti e a questo punto a 24 punti in seconda posizione, anzi in terza per la precisione, diciamo, si porta il San Calogero Calimera, che batte con un secco 4-0 il Real Montepaore. L'altra squadra che è in testa quindi alle posizioni delle classifiche è il Chiaravalle, che riesce in pratica a pareggiare una partita 3-3 contro il Martelletto, una partita che ha visto la doppietta di Michele Zaffino e poi il pareggio sul finale proprio della gara al 95esimo di Scarnato, dopo che il Martelletto si era portato in vantaggio per 3-2. Anche al Girifalco non va bene in questo caso la partita casalinga contro il Badolato, che con una tripletta di Paparo riesce a sbancare proprio la cittadina di Girifalco. Non servono i gol di Sanyang e di Domenico Conidi sul finale della partita per rimettere in sesto questa gara e per cercare di portare la squadra sul pareggio. Vince il Gasperina in casa, dimostrando di ottenere dei buoni risultati tra le mura amica nel comunale della Conella, e con un gol all'88esimo di Agresta su calcio di rigore contro la Rombiolese che peraltro si era portata anche in vantaggio con Zangare nel primo tempo. Non va assolutamente bene il campionato per la Nuova Valle, che credo che ormai voglia fare soltanto atto di presenza, 0 punti in classifica e anche oggi un risultato pesantissimo, 0-7, con un Guardavalle che va addirittura a maramaldeggiare, come si dice in questi casi, sul campo dell'ultima in classifica, tripletta di Panaglia, poi gol di Lorenti, Drosi ed essa, quindi doppietta anche di Lorenti.